Questa musica meravigliosa ci ha un po' restituito l'atmosfera dei film di Woody Allen. Di lui questa sera vogliamo privilegiare la parte letteraria in un'alternanza tra parole e musica. La parte letteraria è tratta dai suoi libri più famosi, soprattutto i primi tre, Saperla lunga, Citarsi addosso ed Effetti collaterali. La parte musicale, affidata all'ensemble diretto dal maestro Alessandro Nidi, e ovviamente ci alterneremo io con le parole e lui con le note. La vita andrebbe vissuta al contrario. Si dovrebbe iniziare morendo, e così tricchete tracchete, il trauma è già bello che è superato. Quindi ti svegli in un letto d'ospedale e apprezzi il fatto che vai migliorando giorno dopo giorno. Poi ti dimettono perché stai bene e la prima cosa che fai è andare in posta a ritirare la pensione e te la godi al meglio senza aver fatto ancora nulla. Con l'avanzare degli anni le tue forze aumentano, il tuo fisico migliora, le rughe scompaiono e poi inizi a lavorare e il primo giorno di lavoro tutti i tuoi colleghi ti fanno festa e ti regalano magari un orologio d'oro. Lavori grosso modo per 40 anni finché non sei così giovane da sfruttare nel miglior modo possibile il ritiro dalla vita lavorativa. Quindi passi di festa in festa, discoteche, night, sale da bowling, bevi, giochi, fai sesso e intanto ti prepari per iniziare a studiare. Poi cominci la scuola e con i tuoi amichetti, compagni di studi, giochi, senza alcun tipo di obbligo di responsabilità, finché non ti ritrovi, beh, a questo punto ti infili in un posto che ormai dovresti conoscere molto, molto bene e gli ultimi 9 mesi li passi fluttuando, tranquillo, beato, accudito, riscaldato, senza che nessuno ti rompa i coglioni. Il rabbino viene chiesto di dare un giudizio preferenziale tra Mosè e Abramo. Non si tratta di un problema facile, specialmente per il rabbino, uno che non ha mai letto la Bibbia ma ha solo guardato le figure. E poi che cosa significa il termine preferire? Quello che per il rabbino significa preferire potrebbe non significarlo per il suo discepolo. Per esempio, il rabbino preferisce dormire sulla pancia. Anche il discepolo preferisce dormire sulla pancia del rabbino, ma qui il problema è un altro. Un uomo che non riusciva a maritare la sua brutta figlia fece visita al rabbino Shimutz di Cracovia. Sono addolorato, rabbino, perché Dio mi ha dato una figlia brutta. Brutta come? Chiese Shimutz. Beh, se stesse sul piatto con una ringa non notereste la differenza. Il rabbino pensò a lungo e infine chiese: che tipo di aringa? E l'uomo, sorpreso dalla domanda, rispose: cucinata alla Bismarck. Oh, peccato, disse il rabbino, se fosse stata alla mugnaia avrebbe avuto maggiori possibilità. Questo racconto ci illustra il bene effimero della bellezza. Solo perché la ragazza somiglia ad una ringa non è detto che non possa un giorno trovare marito. Non sono forse tutte belle le creature agli occhi del Signore? Il rabbino Calma Israel, mentre si avviava alla sinagoga, fu fermato da una donna che gli fece la seguente domanda: rabbino, ma perché a noi ebrei è vietato mangiare la carne di maiale? Il rabbino la fissò stupito e rispose: è vietato? Oh, porca. Siccome credo nella reincarnazione, ho deciso che lascerò tutto a me stesso. L'uomo impiega 9 mesi per uscire dalla donna e tutta la vita per cercare di rientrarvi.